Bentornati a Sola Staghezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Siamo in Piazza Grande. Siamo oggi tornati in piazza, e la piazza tutto chiuso. Tutto chiuso perché siamo nella pausa dei mercatini prima che giovedì riaprano i battenti. Ma io volevo prendere un caffè, neanche quello, tutto chiuso. No, tutto chiuso, quindi niente caffè. Senti, però piazza bellissima, dobbiamo fare i complimenti ai mercatini perché sono pienoni tutti i weekend, grandi iniziative, come di Arezzo, insomma questa città del Natale è stata un grande successo. Tanti turisti anche. La cosa che dispiace è che c'è questa un patrimonio artistico che è lasciato un po' così. È un po' lasciato più a se stesso. No, guarda questo piccolo esempio, questa effigie di questa Madonna completamente trasennata perché logicamente sta crollando, se nessuno fa assolutamente niente. Anche questo pezzo dice ad andarsene. Povera Madonnina. Ma a parte la Madonna, ma tutte le logge vasari che sono veramente una ricchezza della città di Arezzo sono completamente abbandonate. Vedi quello che è successo la settimana scorsa quando sembrava che addirittura saltasse la fiera antiquaria. Quindi è veramente inconcepibile andiamo verso le logge. Queste bellezze e doverle lasciare così all'incuria di se stessi e abbandonate. E poi se vuole i turisti, va bene, i turisti si vede che se ci si muove vengono, però logicamente bisogna mantenere inalterati le nostre bellezze, perché è veramente inconcepibile e illogico. Ora qua le logge vasari non so, ma sembra che siano private perché è stato l'amministratore condominiale che ha provveduto a chiamare i vigili del fuoco perché c'erano dei pericoli di caduti di calcinacci. Sono intervenuti e hanno ripulito la facciata. Sì, però insomma a un certo punto io penso che sarebbe il caso che i signori proprietari dell'area e degli immobili, per cui anche il Comune d'Arezzo, perché c'è anche il Comune d'Arezzo, un piano intero, e iniziassero a provvedere alla manutenzione di queste logge. È vero che è privato, ma c'è il piano ex. No, diciamo che proprio i piani superiori sono quasi tutti del Comune d'Arezzo, perché dalla ex Corte d'Assise fino qui, qua giù in fondo privato non è, quindi è tutta proprietà del Comune d'Arezzo. Tanto privato non è. No, una parte sì, una parte anche privata. Però guarda anche queste colonne come sono vedute. Veramente purtroppo. Guarda lì quello che stiamo vedendo adesso. Mi piace vedere un patrimonio così bello, così importante, ridotto in queste condizioni. Guarda qua. È veramente brutto. Ma sono tutte così le colonne, non è che ce ne. Perché questa è un particolare, sono tutte così le colonne. Quindi, peccato una così bella piazza non sia mantenuta a livello così. Dovrebbe essere il fulcro, no? Di quello che insomma uno vorrebbe anche sognare. Abbiamo fatto tante cose, alberi e tutte quelle luci che vengono proiettate sulle mura di palazzi antichi, belle, sulle torri, però insomma anche qua l'incuria così, anche qui guarda, sono tutte così, tutte così, sono tutte così abbandonate a se stesse. Poi immagino per anche diciamo di metterle a posto con un restauro che conservativo, più si va là, la soprintendenza dico dovrebbe mettere, no? È logico, dovrebbe poi autorizzare. Qui guarda, ci mettono le carte, poi guarda, diventa anche un mattone. Più si va là e peggio è, perché più si lasciano all'incuria del tempo e più il tempo le distruggerà. Qua addirittura sono state messe anche delle protezioni perché sennò stanno crollando direttamente in terra. È una cosa che non. Guarda, sono tutte transennate perché rischiano di crollare. Vabbè. No, veramente sconcertante, Sì. Sconcertante. Che una città a vocazione storica, diciamo, no, non si riesca a interessarsi quantomeno. Esatto. A dire. Ultimamente che diamo, questi atto, diamo atto alla Fraternita che adesso sta riqualificando un po' il suo palazzo, anche con delle attività abbastanza importanti, quadrerie e così via. Quindi sta cercando di dare un po' di vitalità, ma come vedi oggi che non c'è niente, la piazza è completamente morta. È morta. È come al solito, morta. Come era morta prima che inventassero questa città esatto, di Natale, esatto. Mettevano quell'alberino, chi si è visto sei. Da quando è stato tolto il mercato qui? Sì. Che te lo ricordi il mercato te? Io no, neanche io. No. l'ho visto nelle foto. Non è un'idea cattiva, perché alla fine. Ma è logico oggi, no, oggi per pensare di poter fare un mercato. Comunque a proposito di transenne c'è anche l'altro palazzo
che anche lì mi sa c'è qualche problemino, quello che dall'altra parte del corso, cioè dall'altra parte biblioteca. Anche lì mi sa c'è qualche problemino. Penso proprio di sì, perché è un pezzo che ho trazennato lungo le mura. Insomma, qui cade tutto, c'è rischio che cada qualcosa. Cade tutto qui a pezzi. Cade a pezzi la nostra storia. Peccato. Peccato perché la situazione sembra un po' meglio, ma insomma sempre precaria. Esatto. Le nostre logge vasari. Tutte da rifare. Tutte. E chissà chi ci mette la mano quando, perché la vedo un po' difficile, un po' dura. Bene, da Piazza Grande ci salutiamo, tutto. È tutto. Saluta. Passiamo la linea alla A chi? A chi la alla passa? Sede. Alla sede? Sì. La prendono loro? La prendono loro. Speriamo. Ciao.